7 giugno 1981 la Samba affronta allo stadio Fratelli Ballarin il Matera, nell'ultima giornata del campionato di Serie C. A San Benedetto del Tronto si respira aria di festa, perché i rossoblù di Nedo Sonetti sono vicinissimi alla promozione in Serie B. Ma mentre sta per iniziare l'incontro, nella curva sud dello stadio divampa un incendio. Circa 7 quintali di carta bruciano sotto 3.500 persone, che restano per diversi minuti intrappolate nelle fiamme. In quel tragico e triste giorno, chi era allo stadio e soprattutto in curva sud ha molto da raccontare e da ricordare. Noi oggi vogliamo farvi ascoltare le parole di chi quella domenica non era presente allo stadio Fratelli Ballarin. Abbiamo così chiesto a Francesco Paolini di raccontarci e raccontarvi la sua esperienza, strettamente legata a quella vissuta dalla sua zia Livia, che all'età di 66 anni quel giorno era proprio qui, in curva sud, pronta a festeggiare la promozione della sua amata Samb. Ciao Francesco, tu non c'eri quella domenica del 7 giugno, però hai una storia da raccontarci. Sì. Innanzitutto, perché non c'eri alla partita? Non c'ero perché quel giorno, ricordo, eravamo vicini alla fine dell'anno scolastico, per cui dovevo fare 3 cose e avevo il tempo per farne solo 2. Le 3 cose erano studiare per l'interrogazione, venire a vedere la partita della San Benedettese e uscire con la fidanzatina del campo. Io ho dato per scontato che la San Benedettese raggiungesse la Serie B, per cui sono andato a mare quel pomeriggio. E poi cosa è successo? Cioè, nel senso, come hai scoperto, come ti è arrivata la notizia del maledetto rogo della curva? Anche perché all'epoca, comunque, ricordiamo, 40 anni fa non c'erano i social come oggi, quindi le notizie viaggiavano in un altro modo. Sì, viaggiavano molto lentamente. Io posso dire che quel pomeriggio ho sentito solo in lontananza le ambulanze, magari, sai, uno pensa a un incidente. E poi tornando dalla spiaggia, potevano essere le 7 del pomeriggio, incontro un amico che mi racconta cos'era successo allo stadio. E mi racconta che c'erano stati dei feriti, così. Poi incontriamo un altro nostro amico che conoscevo bene, ma lui non conosceva il mio cognome, per cui quando è chiamato a raccontare quello che sapeva, lui ci racconta, dice, poi sapete, dice, tra l'altro, c'era la zia di Paolini è morta. Quindi tu, preso anche un po' di stupore, insomma, decidi di andare verso l'ospedale. Accidenti, con una corsa, ricordo che abbiamo preso in prestito una Vespa lì al Florian e ci siamo recati immediatamente all'ospedale. L'ospedale, fuori dalla porta c'era un elenco scritto di tutte le persone ricoverate a causa dell'incendio. Il nome di mia zia non c'era. Poi più tardi ho saputo che non c'era per il semplice motivo che non era stato trasportato in ospedale con l'ambulanza, bensì avvolta da una bandiera rosso-blu da una macchina dei carabinieri. E lì all'ospedale incontri tua madre? E sì. Aveva incontrato tua zia prima di entrare, insomma, nella stanza. Ovviamente non mi sono fidato di quell'elenco, sono salito sopra al primo piano dove c'era il reparto dove erano ricoverate tutte le vittime dell'incendio e vedo mia madre che stava seduta e piangeva. A quel punto ho realizzato che qualcosa di grave era successo, per cui chiedo a mia madre mi fa, dice, no, non ti preoccupare, dice, è passato tua zia con la barella e mi ha detto, Pina, vai a casa perché devi stare a badare ai tuoi figli. Quindi tu ti sei fidato di tua madre oppure hai cercato di entrare? Allora, certamente non mi sono fidato perché sfido chiunque, vedo mia madre piangere, per cui qualcosa di grave è successo. Allora provo a forzare l'ingresso della camerata, due infermieri mi respingono, poi da lontano vedo il professor Sorge, allora primario dell'ospedale, e mi conosceva, per cui mi faccio vedere,
gli spiego che sono il nipote di una delle vittime e che volevo entrare per vedere cosa è successo da vicino. Quindi, insomma, tu entri, vedi, penso, una scena che nemmeno nel peggior film ti saresti mai immaginato di vedere. Secondo me è difficile anche da immaginare, perché sono andato in cerca di mia zia attraverso le camere dove erano ricoverate tutte le vittime dell'incendio, quindi ho visto persone che avevano il volto gonfio dal fuoco, però non trovavo mia zia. Alla fine, nell'ultima stanza, entro e vedo che ci sono tre donne completamente bruciate sopra dei teloni verdi e dei letti. Ricordo come fosse adesso le due povere ragazze che sono morte, che non davano segni di vita. Invece mia zia era all'ultimo letto, più o meno nelle stesse condizioni fisiche, però tremava, come se fosse in stato di shock, e questo perlomeno mi ha dato il sentore che fosse viva. Immagini sicuramente forti che non potrei assolutamente dimenticare. E il giorno dopo tua zia viene trasferita dall'ospedale di San Benedetto. Sì, ricordo che atterrarono gli elicotteri qui dell'aeronautica qui dentro lo stadio, erano tre mi sembra, e avrebbero portato i pazienti più gravi in centri perustionati, centri specializzati. Mia zia era destinata all'ospedale di Verona, però praticamente successe che all'altezza di Rimini stava perdendo la vita, per cui si era aggravata improvvisamente e fecero un atterraggio di emergenza e fu ricoverata a Cesena anziché Verona. Inizia un lungo calvario per tua zia. Sì, dunque, innanzitutto diciamo che lei è stata in ospedale fino a febbraio, quindi per 9 mesi, e è stata curata in maniera intensiva, perché hanno dovuto cercare di fare, diciamo, una plastica su tutto il corpo, però diciamo le zone residue di pelle non bruciata erano talmente poche che non si riusciva a sopperire alla necessità di pelle per fare la plastica. Per cui io ricordo che ci sperimentarono anche una cura americana con della pelle sintetica. A proposito, ho qui una lettera che scrisse il professor Giorgio Landi, che accompagnava le dimissioni di mia zia, oltre a riferire di cosa gli era accaduto sull'aspetto fisico. Penso che leggere queste due o tre righe la dica molto sul fatto che sia riuscita a uscirne salva. Qui si dice che praticamente hanno fatto tanti lavori, dice, però il personale è stato aiutato dalla paziente stessa. Infatti, certo, elemento fondamentale del successo è stata la forza morale e la insopprimibile vitalità della paziente, che ha stimolato tutti a fare tutto il possibile. Ricordiamo che tua zia aveva 66 anni, 40 sì. anni fa. Sì, sì. E è difficile pensare che 40 anni fa c'erano donne di quell'età allo stadio. In curva, sì. Però la curva si spiega facilmente. E a me piace ricordare ricordarla, perché penso che lei era veramente una super tifosa. All'età di 15 o 16 anni scappava di casa la domenica per recarsi al vecchio stadio La Trappoletta per vedere la partita della Samb, perché era innamorata del portiere e si metteva dietro la porta. Noi oggi abbiamo voluto intervistarti a distanza di 40 anni da quella tragedia, anche perché questa storia, insomma, è una storia inedita,
tua zia, che era una vera tifosa sammenettese, quel giorno lei non ha mai rimpianto, giusto? Sì. Mi piace molto ricordare questa storia e mia zia, perché mentre molti ragazzi sono iniziati al calcio dai propri papà, mio padre lavorava in mare, per cui c'era pochissimo a casa, e al cinema e la partita mi ci portava mia zia. Per cui fino a che ho avuto bisogno di essere accompagnato per mano, venivo con lei, anche quando avevo già 16 17, o 17 anni, e venivo comunque con lei allo stadio, poi qui sulle gradinate stavo con i miei amici e tornavo alla fine con lei di corsa per andare a vedere il 90° minuto. Per far capire, Francesco, anche l'attaccamento alla squadra da parte di tua zia, che era una super tifosa, se ci puoi raccontare un aneddoto, ecco. Uno più di uno, comunque. Mia zia, alla fine degli anni 70, fino alla fine degli anni 70, quindi fino all'incidente che ha avuto, lavorava in una landeria in centro, diciamo più o meno dove c'è la pizzeria di Nino, ok? E ricordo che in quella, una via lì dietro, c'era la pensione del calciatore, dove risiedevano tutti i calciatori della San Benettese Primavera. E mia zia, ricordo che senza far capire niente alla proprietà, alla titolare della lavanderia, gli lavava la biancheria a questi ragazzi. Era innamorato. Io ricordo che in quel periodo c'erano Marco Romiti, Ruggero Corbasce, Mario Goretti, Bogoni, e più o meno erano i calciatori di quel tempo. E un'altra cosa carina e divertente da raccontare è che, per esempio, questo me l'ha raccontato un'infermiera, la prima cosa che ha detto appena si è svegliata dal giorno dell'incidente, la prima cosa che ha chiesto è se la San Benettese era andata in Serie B. Un'altra cosa, per dire quanto era legata alla San Benettese, era dispiaciutissima del fatto che il presidente della San Benettese dovesse sborsare di tasca sua tutti quei soldi per ripagare le vittime, per quanto questo è giusto, non ci piove. Era disturbata dal fatto che il povero Zambolletti, lo chiamava così, dovesse sborsare tutti quei soldi di tasca sua. Come ho detto all'inizio di questa nostra intervista, tu non c'eri. Sì. Però, se ci racconti l'accaduto, hai visto il video, che insomma... Sì, dunque, io non c'ero e sono stato sempre curioso di come potesse essere avvenuto quell'incendio. Ho rivisto più volte le immagini e fortunatamente io mi ricordavo come era vestita mia zia quel giorno, per cui non sono stato distratto dalle fiamme o dalla gente che scappava, ma quando ho focalizzato dove era mia zia e cosa è successo, si vede nettamente con un po' di attenzione. Se vuoi possiamo vedere dove è accaduto. Mia zia più o meno si metteva sempre qui al terzo gradino, perché sopra il terzo gradino riusciva a vedere la porta, sì, senza andare troppo in alto, perché mia zia aveva avuto un incidente negli anni 60, per cui si era rotto un femore, non era tornato a posto e zoppicava, quindi faceva fatica a salire anche questi piccoli gradini. È probabile che quel giorno sia arrivato un po' in ritardo, lo stadio era pieno, per cui più o meno era qui. In alcune immagini si vede nettamente quando sta ancora in piedi. Poi, appena dopo che sono venute fuori le fiamme così alte, qui c'era uno striscione più o meno a questa altezza, delle persone che saltavano dentro il campo dalla recinzione, l'hanno fatto cadere, diciamo si scopre una porzione di 4 metri, e lei già stava più o meno in questo punto, era a terra, con la schiena così. Poi le immagini sono un po' accelerate, per cui verosimilmente lei ha provato a rialzarsi, ma non ci riusciva, per cui è rimasta per poi qui. Purtroppo dalle immagini si vede
si vede benissimo quando proprio sta dentro le fiamme, come il colore dell'immagine è come quello del negativo delle fotografie, cioè sta proprio bruciando. L'altra volta, quando l'abbiamo rivisto insieme, mi sono accorto di un altro particolare, che in quel momento c'è un signore che da quel lato corre e salva un bambino, prende al volo un bambino che più o meno sta qui. Quel bambino, si vede bene dalle immagini, praticamente era rimasto colpito e bloccato dal fatto che mio zio gli stesse bruciando completamente lì e non sa quasi se, non sa che fare magari. Sì. Infatti si vede che l'uomo gli viene incontro così mentre lui sta andando verso mio zio. Lo prende, solleva il bambino e lo porta all'uscita. E lo porta in salvo, sì. Livia non ha mai maledetto quel giorno. Come se la fede nei colori rosso-blu prevedesse anche il rischio di ciò che è accaduto. Se n'è andata il 1 aprile 2007 e quando abbiamo chiesto a Francesco perché portasse dei fiori sulla curva sud, lui ci ha detto: meglio qui che al cimitero. È qui che ancora vive.